spazio stavolta all'Under 17. Per i ragazzi Diamante è ancora un'altra vittoria, stavolta contro la Pro Calcio Caira. Partita quasi a senso unico, i giovani arancioneri prendono subito l'iniziativa impostando il loro classico gioco offensivo che porta molte volte i giocatori davanti all'area avversaria, anche se stavolta bisogna aspettare il 32esimo per il gol del vantaggio. Il Veroli per tutta la partita crea parecchie occasioni e solo in un paio di azioni la Pro Caira prova a impensierire il nostro portiere Iozzi. Nella ripresa il raddoppio di Cecili sembra chiudere la partita ed il rigore segnato da Paniccia nel recupero chiude di fatto la gara. Al quarto minuto a centrocampo Caperna in avanti per Paia che lascia poi a Duffizzi. Apertura sulla sinistra per Fiorini che controlla e dal limite prova una conclusione che si spegne sul fondo. Al dodicesimo Sinisi apre sulla parte opposta per Incitti a centrocampo il quale avanza, salta Di Luzio e poi fornisce un assist per Duffizzi che prova la conclusione ribattuta da bravo portiere Di Cicco. Al 23esimo rimessa laterale di Marini per Caperna che gli restituisce palla. Cross in aria, salta a vuoto Duffizzi ma pallone che arriva alla parte opposta e che viene raccolto da D'Amico il quale va in contrasto con Amato, lo supera lasciando poi a Colasanti che prova una conclusione ma il portiere Di Cicco dice ancora di no. Al 31esimo D'Amico difende palla a favore di Cecili che di prima serve in avanti per Fiorini. Controllo di petto, slalom fra due avversari, arriva al limite dove prova un tiro ma la conclusione risulta debole. Un minuto dopo dalla sinistra tiro tagliato di Fiorini a servire Colasanti. Tiro ribattuto da un difensore, palla per Paglia, Di Vito respinge, allontana Pollini. Pallone che arriva a Marini che dalla distanza prova una bella conclusione che si infila in rete per il vantaggio del Veroli. Al 36esimo angolo di Moschitti per la Pro Caira. Interviene in uscita Iozzi e in un secondo tempo con il piede allontana. Al 40esimo calcio d'angolo di Caverna. Bella uscita di Di Cicco che allontana. Sul pallone arriva Fiorini che spara però alto. Nella ripresa 49esimo partenza dal basso con Iozzi che serve in avanti per Cecili, verticalizzazione per Colasanti che entra in area, salta soave provando una conclusione che viene respinta però ancora da Di Cicco. Al 52esimo soave appoggia in avanti per Moschitti che lascia poi alla sinistra per Todisco, il quale salta Caperna, prova una bella conclusione dalla distanza ma Iozzi è bene attento. Un minuto dopo un ripallo favorisce Moschitti che salta a Cecili ma il pallone viene recuperato da Marini. Palombella in avanti per servire Duffizzi che scappa a Todisco. Da posizione troppo angolata prova una conclusione ma Di Cicco respinge in avanti. Al 57esimo rimessa con le mani di Marini per Cecili quale gli restituisce il pallone. Passaggio in avanti per Incitti che salta a Todisco, prova un tiro a pallonetto che impensierisce un pochino Di Cicco ma che recupera poi in un secondo momento. Al 66esimo ci prova Caperna direttamente su punizione, Di Cicco intuisce e respinge. Al 69esimo ci prova invece Moschitti per la Pro Caira, Iozzi respinge di pugno. Al 74esimo verticalizzazione alta di Vaccaro a favore di Ruffizzi in area, che prova un tiro respinto però da soave, recupera palla a Caperna che affronta Todisco, lo salta, entra in area, assist all'indietro per Cecili che con un gran destro segna il raddoppio verolano. Al 76esimo Incitti triangola con Caperna toccando poi in avanti per Cecili, il quale salta soave a fondo in area dove prova un tiro deviato all'ultimo momento da un difensore. Al 77esimo rimessa laterale di Marini in avanti per Cecili che salta un difensore e dalla linea di fondo rimette al centro per Caperna che prova di testa palla sul fondo. All'88esimo calcio d'angolo di Caperna, bel colpo di testa di Lamarra che si alza forse un po' troppo sopra la traversa. Al 90esimo incursione di Paniccia in area dove viene steso da Moschitti, per l'arbitro è ovviamente calcio di rigore.
Dal dischetto va lo stesso Paniccia che spiazza completamente il portiere portando il Veroli sul 3-0 finale. Continua quindi la serie di vittorie dei ragazzi terribili dell'Under 17 che mantengono così 3 punti di vantaggio sull'inseguitrice Lirinia. Prestazione più che positiva. L'Atletico Veroli mantiene il pallino del gioco per quasi tutta la partita, trovandosi costantemente con i propri giocatori davanti all'area avversaria, alternando costruzioni geometriche a iniziative personali figlie di quel furore agonistico prettamente giovanile, anche se a volte si tende a tenere troppo il pallone. Ma proprio per la giovane età questa è una cosa umana ed anche un po' naturale che si può facilmente perdonare, anche perché il gruppo allenato dal riccioluto Gianluca Mante ha la sua forza nella propria coesione. Ancora una volta è da lodare la costante presenza dei genitori in tribuna, nonostante un tempo stavolta non favorevole a causa di una pioggia che ha caratterizzato tutta la partita. Testa ora al prossimo impegno che vedrà la squadra affrontare i parietà della Procalcio San Giorgio, squadra di San Giorgio Arlivi, che naviga stabilmente tra le prime posizioni in classifica. Gara forse non facile, dove i ragazzi dovranno sicuramente mettere il doppio dell'impegno. E anche questa volta è tutto, ma proprio tutto, dal vostro sempre vostro Gianluca Franconetti.